Victime Paschali laudes, immolem Christiani, Agnus redemito ves, Christus innocens Patri, reconciliadit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, Dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam didi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexis se a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli altri dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Parola del Santo Evangelo, cancelli i nostri peccati. È bello, fratelli cari, in questo venerdì, fra l'ottava di Pasqua, in questo tempo santo che celebriamo come se fosse un unico giorno sotto la luce del cerio pasquale, che simboleggia, rappresenta, ripresenta la figura del risorto che appare, che illumina la nostra mente, il nostro cuore. È Lui che ci invita a essere portatori di quella luce di grazia che abbiamo ricevuto perché possiamo trasmetterla, illuminare questo mondo, questa nostra umanità che cammina ancora nelle tenebre, nell'errore, che cammina ancora volgendo lo sguardo non alla luce di Cristo, ma talvolta a quelle umane cose che ci impantanano nel cammino e che ci bloccano, potremmo dire che fermano quello che deve essere invece il nostro itinerario della realizzazione del progetto di Dio nella nostra vita. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come Pietro e Giovanni, siamo nel capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, dopo la guarigione dello storpio, iniziano ad evangelizzare, ma questa evangelizzazione viene fermata. Arrivano circa 5.000 al numero dei discepoli, di coloro che credono, che seguono, ecco, Cristo Gesù Signore, che fanno parte della nascente Chiesa cristiana. Ma il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano alle famiglie dei sommi sacerdoti, ecco, li bloccano, li mettono in prigione e impediscono loro di compiere quello che è il ministero invece affidato da Gesù. E li ritroviamo questi apostoli, il primo e il più piccolo, quello che è il più amato, ma quello a cui anche Gesù dice: «Tu mi ami più degli altri». Ecco, li ritroviamo poi sul mare di Tiberiade, su questo lago di Galilea, sul mare di Gennesaret, questo luogo dove la maggior parte della vita pubblica di Gesù si era realizzata e Gesù aveva parlato alle folle. E proprio lì Pietro, insieme a Tommaso, colui che aveva messo la mano nel costato di Gesù, lo vedremo nel Vangelo di domenica prossima, e ancora Natanaele di Cana di Galilea, si trova ad una giornata più o meno di viaggio dal lago di Tiberiade, dal mare di Galilea, e poi i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Ci sono questi sette, di cui due non conosciamo il nome. Ne mancano quattro all'appello. Uno sappiamo, ha tradito ed è scappato, è andato via, ma ne mancano altri tre a questa prima comunità nascente. E cosa avviene? Che Pietro dice: «Io vado a pescare». Si ricorda quello che faceva prima.
Un po' di nostalgia tante volte ci viene in mente. Mi ricordo che sapevo pescare, mi ricordo che sapevo fare una cosa. E tante volte noi guardiamo dietro, ma non ci accorgiamo della presenza oggi di Cristo risorto. Il Vangelo annota che quando Gesù appare loro non si erano accorti, non avevano compreso che fosse Gesù. Perché? Perché tante volte noi guardiamo dietro un po' di nostalgia, oppure chissà, speriamo in tempi migliori e che l'avvenire sia più propizio, e ci perdiamo invece la benedizione che oggi il Signore ci dona. Oggi! Tante volte noi siamo radicati o troppo nel passato o troppo nel futuro, idealizzando a volte anche persone che non conosciamo e che poi si rivelano non un fallimento, peggio ancora, si rivelano la più grande delusione. Perché? Perché chissà che cosa ci aspettiamo o chissà che cosa ci aspettavamo. Gesù ci radica nel tempo presente, quando già è l'alba, iniziano a splendere le prime luci della giornata e Gesù si mostra. Non avete nulla da mangiare? Una domanda molto semplice. No, la risposta lapidaria. Gettate la rete dalla parte destra della barca e li troverete. A volte ci sono delle scene nella nostra vita, degli episodi, non so se vi è mai capitato, che noi diciamo, ma questa cosa io l'ho sentita già, l'ho detta, l'ho vissuta, boh, chissà, quasi sono dei déjà vu, vengono chiamati, mi pare, più o meno. Come qualcosa di, questa scena l'ho già vista. E i discepoli, forse quasi un effetto memoria nella loro vita, sperimentano nuovamente la pesca miracolosa. Per ben due volte Gesù fa fare loro questa esperienza. E allora il discepolo che Gesù amava dice a Pietro: «È il Signore». Vedi, nell'azione che tu stai compiendo, Dio si manifesta nelle tue azioni. Noi tante volte aspettiamo chissà quale intervento dall'esterno da parte di Dio, e Dio interviene anche dall'esterno, adesso lo vedremo. Ma Dio vuole che noi ci adoperiamo, perché attraverso anche il nostro impegno, il nostro lavoro, il nostro sacrificio, attraverso quelle che sono le nostre collaborazioni fattive, si possa realizzare la benedizione. E la benedizione arriva con questa rete stracolma di pesci. Simon Pietro si stringe la veste ai fianchi, era svestito, ci dice, annota l'evangelista. Significa che aveva tolto la veste indica la dignità, fratelli carissimi. Tante volte noi la dignità nostra la mettiamo da parte. Un po' siamo come quelli che elemosinano alle porte, quando invece sono a pieno diritto figli e potrebbero entrare dentro a ricevere la benedizione che Dio non manca di elargire. Si getta in mare. Per gli ebrei gettarsi in mare era qualcosa di impossibile, perché il mare era il luogo dove gli spiriti del male potevano tirarti giù e dissolverti in quell'abisso dove si sarebbe consumata la tua distruzione. Pietro sfida anche quelle che sono le proprie capacità. Era stanco, una notte di lavoro, sfiancato, sfibrato, ancora che si mette, si sbraccia e poi si veste, si stringe ai fianchi questa vestaglia, questa veste, si lancia nel mare e deve fare 100 metri a nuoto. Capite bene che poteva risultare un po' difficoltoso, ma Pietro lo fa, e con quella forza che non è sua arriva dinanzi al Signore. Gli altri discepoli vengono con la barca, arriva
appena scendono vedono un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Ma come? Gesù prima aveva detto se avevano qualcosa da mangiare e invece già c'era tutto pronto. E c'era la brace. Significa che Gesù da tempo aspettava. E c'è la brace, voi sapete che non c'è la carbonella, non c'era la carbonella come ce l'abbiamo noi oggi, o il barbecue come siamo soliti a farlo noi con gli attrezzi che abbiamo oggi. Significa che c'era un lavorio prima. Gesù attende. Di notte non avevano visto questo fuoco acceso. Gesù aveva preparato tutto. C'è il pesce sopra, c'è anche il pane, le focacce come sono soliti fare in Israele, è solito fare cuocere questo pane, questa focaccia sulle pietre incandescenti. Gesù aveva predisposto tutto e dice: portate un po' del pesce che avete preso ora. Che bello Gesù che vuole che anche un po' del nostro faccia parte, perché vuole questa condivisione, non vuole fare tutto lui che avrebbe potuto fare tutto e meglio, chiede la nostra collaborazione fattiva, portate un po' del pesce, non tutti e 153, adesso vedremo anche la simbologia. Pietro sale sulla barca e trae a terra la rete che era sulla barca piena di 153 grossi pesci. Bellissima questa scena della rete sulla barca con questi 153 grossi pesci che vengono portati ai piedi di Gesù. Dei grossi pesci. E perché 153? 153 è un numero molto simbolico. Ci sarebbe da fare degli appunti particolari senza andare a scomodare la cabala ebraica, ma è un numero particolare, la somma dei numeri da 1 più 2 più 3 più 4 più 5 fino a 17 fa 153, un numero che messo un po' a piramide indica questa in una simbologia particolare indica alcune cose, indica soprattutto le 153 nazioni conosciute al tempo di Gesù. Significa che da tutte le nazioni possono essere tratte in salvo le anime perse in questo mare buio della notte, delle tenebre, vengono prese su questa rete che li porta sulla barca che è il simbolo della Chiesa, di cui Pietro è colui che detiene il comando, ne ha l'egida di questa barca della Chiesa, della Santa Chiesa Cattolica, che deve però prendere queste anime e portarle ai piedi di Gesù, di tutte le nazioni, sebbene fossero tanti e variegati, potremmo dire, nella specie, nelle lingue, noi sappiamo come c'è tanta diversità tra una nazione e un'altra, tra una cultura, un modo di fare, trasmettere anche il sapere rispetto ad altre culture, ad altre generazioni. Eppure questa rete non si rompe, indica l'unità della Chiesa. La Chiesa che deve rimanere una e tutti dobbiamo arrivare ai piedi di Gesù. Gesù disse loro, venite a mangiare. Quando andrete in Terra Santa, se alcuni di voi ci sono stati lo ricordano, quando andrete alcuni di voi vi porteranno in quella che viene chiamata la chiesa del primato di Pietro, lì dove avviene questo fatto, dove c'è la cosiddetta Mensa Christi, questa pietra, questa roccia dove c'era questo fuoco di brace, dove Gesù parla con gli apostoli. Tra l'altro ci sono quasi 8 colonne a forma di cuore messe là a terra, 7 colonne a forma di cuore, che sono proprio questi 7 discepoli messi là che attendono che Gesù possa donare loro qualcosa. E attenzione,
Gesù ci riporta a quella che è la dimensione dell'Eucarestia. Venite a mangiare. E nell'Eucarestia noi riconosciamo Gesù e nessuno domanda chi sei. Perché Gesù si presenta attraverso l'Eucarestia. Gesù prese il pane e lo diede loro, così come anche il pesce. Anche nella figura del pesce, nel simbolo del pesce, noi abbiamo una meravigliosa spiegazione. Pesce in greco si scrive ichthyus, che è un acrostico, cioè ogni lettera indica una parola. Ichthyus, Gesù Cristo, Theos Iuios Soter, figlio di Dio Salvatore. Che bello, Gesù si presenta come il Cristo, il figlio del Dio Salvatore, e si offre agli altri come Salvatore. Era la terza volta che Gesù si manifestava dopo la risurrezione ai suoi discepoli. Gesù si presenta sempre, non poche volte. Ogni volta nella nostra vita si presenta in momenti bui, momenti di fatica, di stanchezza. Proprio in quei momenti il Signore si presenta a noi e si offre a noi. È Lui che ci offre e si offre. È Lui colui che offre e offre se stesso. Vogliamo chiedere al Signore la grazia di accogliere Gesù nella nostra vita, e in questo primo venerdì del mese vogliamo chiedere al Signore la grazia di guardare al suo cuore, ricco di compassione, di amore. Siamo nel penultimo giorno della novena della Divina Misericordia, dove Gesù ci invita veramente a presentare a Lui, al suo cuore, tutte quelle istanze, quelle attese che noi abbiamo, perché possa esaudirle. Voglia il Signore estendere la sua mano su di noi, sulle nostre vite, perché possiamo fare esperienza sempre più viva del risorto, di Lui che è il vivente, e poterla far fare anche agli altri, di poter comunicare agli altri la grazia della nostra esperienza personale e comunitaria che abbiamo fatto con Cristo Gesù. A Lui la gloria, l'onore e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen.